anche questo è il Ferragosto dell'Agro Sarnese Nocerino, in particolare il Ferragosto di Sarno. Siamo sul lungo fiume di Foce, nella città di Sarno, una delle tre sorgenti del fiume Sarno, insieme a Rio Foce. Infatti c'è Rio Palazzo nel centro cittadino e Rio Santa Marina nella frazione di Lavorate. Questa è una zona che è diventata una zona privilegiata anche in qualche modo per il turismo che cerca la frescura di Ferragosto, soprattutto in queste giornate particolarmente calde. È una zona accogliente, di frescura per le famiglie, per le persone anche più anziane. Come possiamo vedere, viene completamente capovolto quello che è il sentire comune del fiume più inquinato d'Europa, ma vediamo che qui le acque alla sorgente sono cristalline, i bambini, le persone fanno il bagno all'interno del fiume. Lei da dove viene? Scafati. Viene tutti i giorni? No, sono il secondo giorno che veniamo. Come si sta? Ci racconta questo lungo fiume? Bellissimo, bellissimo. Vi sorprende vedere il fiume Sarno così pulito qui? Sì, bellissimo qua. È sporco, sporchissimo. È bellissimo. Meglio del mare? Tutto più chiara del mare l'acqua. No, siamo proprio alla zona, bellissima, la posta meglio di Semore. Speriamo che lo mantengano però, è un rinnovamento proprio totale di questo posto, perché la gente viene da tutti i paesi, stanno venendo qua, ma anche se stessimo a Positano o a Sorrente, è una posta così bella, ma così, a Roma a trovare, noi si mette. A fuori di questo non teniamo niente più, perché non teniamo mare, non teniamo una poca di ciù, ma ci obbligiamo da stare accorti. Questa è diventata la vostra vacanza? Sì, sì, questa è la nostra vacanza. Figurati, mia figlia mi voleva, pigliato un camping, una residenza, compagnia bene, non ci sono voluto andare. La città c'è la fuce, voi andate, io rimango qua. È un posto, diciamo così, con questo... È più fresco di questo, non credo che ci sia in qualche altro posto. Questo è ottimo, poi è una zona bellissima, è una zona che chi è cade in una zona bellissima. Eppure il fiume Sarno porta insomma a questo. Ma no a Sarno, no a Sarno, a centro sì, perché ci sono tre fiumi a Sarno, non soltanto questo è il fiume Foce e non è inquinato, perché guardate, dove l'inquinatore dove sta? Qua non c'è sta una cosa, non c'è sta una fognatura, non c'è niente. Giù ci sono, però è un altro fiume, non è sto fiume che sto. Acqua azzurra, acqua chiara. Bellissimo, guarda. Il mare non si ci può andare perché è caldo, sporco, invece qua pulito, fresco e buono. È bello, anzi. Prima volta o vieni più? No, veniamo sempre, sempre. Ma adesso hanno fatto veramente bello, pulito. Ancora meglio. Le regole sono rispettate da tutti? Da tutti. E complimenti al sindaco che ha fatto rinnovare tutto, la strada. E da dove vieni? Caltanissetta. Com'è qui? Comunque vedo che veramente come mi avevano descritto. Si aspettava un fiume Sarno così? La verità, per quello che avevo sentito parlare, che era il più inquinato d'Europa, vedendomo... acqua limpida, trasparente, oddio, mi sono ricreduto e ci ritornerò sicuramente un'altra volta. Vengo da Avolla. Come ha conosciuto questo posto? Sui social, è bellissimo venire qua e abbiamo visto questa particolarità e stamattina siamo venuti. Antonio da Palma Campania, vengo qui giustamente per un po' di refrigerio perché non si può stare, la giornata è ottima e siamo bene qui. C'è molta affluenza di tanti paesi limitrofi, che acqua dolce, fresca, fa bene anche per la circolazione, anche se uno dice si porta la bottiglia di vino per la circolazione. E vabbè, accettiamo anche questo, però basta che siano educati. Questo è il Ferragosto di Sarno? Sì, questo è il Ferragosto di Sarno.